macchina che sta per staccare, li lascia partiti. Come di consueto, la velocissima Palati Mader in breve assume l'iniziativa, scavalcando Linus del Cigno e Pop Art. All'esterno navigano Palaia e Perry Wise. Perry Wise, rimasto scoperto, va subito all'attacco di Palati Mader. Vediamo le decisioni dei driver, con Palati Mader sotto la minaccia di Perry Wise, ma Martinelli decide che vuole correre al comando. Mauro Guasti deve fermare. Numero 9, Otis di Pippo, squalificato. In seconda posizione, perché all'esterno sarebbe stata tragica la cosa. In terza posizione Pop Art, con all'esterno Linus del Cigno. 29-5, il primo quarto, davanti alle tribune Palati trassi dai vantaggio, avanti a Perry Wise e Pop Art. Il treno esterno è condotto dal numero 4 di Palaia, poi Lord Victory e via via tutti gli altri. 45-2. E i primi 600 metri, 900 metri a conclusivi, posizioni praticamente invariate, con Palati Mader che va a completare da leader gli 800 metri iniziali, ripassi in 1-2-6, ha ridotto notevolmente l'andatura, vuole ulteriormente accorciare la distanza il portacolore della Fast Horse, va a affrontare la retta di fronte ora all'arrivo in vantaggio, con all'esterno Palaia nella scia. Numero 8, Max Walsh, Palati squalificato. Il primo chilometro in un tranquillo 18-8. A 550 metri dalla conclusione si trascina sempre Perry Wise, poi all'esterno Palaia e via via gli altri. Quanti cavalli stanno completando la retta di fronte all'arrivo? Piegata conclusiva, Palati in vantaggio, poi Perry Wise alla ricerca di un varco che non si schiude, quindi il 4 di, appunto, di Palaia, e più indietro l'1 e il 6 di Pop Art e Lord Victory, e 7 di novità di Casè, che però ancora lontana dai primi, addirittura con Palati che l'affronta in vantaggio, Palaia che ci crede e che ci prova, in mezzo alla pista ora trova il varco Perry Wise che sprinta, arrivo bellissimo fra questi cavalli con più di un concorrente, con Palati in vantaggio, Perry Wise che ci crede, ci prova, e sul palo potrebbe averlo incantato come nella più bella delle storie. Stiamo a vedere. Qui Palati ancora in vantaggio, ha respinto Palaia strepitosa comunque, sgabbia Perry Wise che in 1-17-4, signori, secondo il vostro vecchio cronista, stampa il rivale. E stavolta la seconda vittoria sulla pista, chapeau per Mauro Gasti e Alessandro Fogliata. Mentre ad Andrea Zanoboni e a Stefano Cioni dico chapeau, perché questa volta l'abbiamo indovinata. 5 a primo posto, Foto Prudenziale, al secondo posto il 3 e al terzo posto l'1, poi il 4 e il 6.